Alessia Marcuzzi come non si era mai vista. L'ex conduttrice ha deciso di cambiare look. La foto sorprende tutti. La biondissima Alessia è apparsa sui social in una veste del tutto inedita intanto. Però, sulla sua carriera aleggiano indiscrezioni preoccupanti. Non apparirà più in TV. Ormai è passato un bel po' di tempo dall'ultima apparizione della Marcuzzi sul piccolo schermo. Era giugno 2021 e si trovava ancora alla conduzione delle Iene. Ormai passata nelle mani di Belen Rodriguez accanto a Teo Mammucari. Dopo l'estate è poi arrivata la notizia bomba. Alessia ha abbandonato Mediaset. Una scelta consapevole poiché la donna ha ammesso di non ritrovarsi più nei programmi che le sono proposti dall'azienda. Si tratta di un lungo periodo di pausa per la Marcuzzi che ne sta approfittando per passare molto più tempo con la sua famiglia. Recentemente sul suo profilo sono apparse delle foto che la ritraggono. Pazzesca. In vacanza in un vero e proprio paradiso tropicale. Gli scatti mostrano un look del tutto nuovo per lei. Non si era mai vista così. Alessia Marcuzzi cambia look. È davvero così al naturale? La donna ha condiviso alcune foto al mare in cui appare davvero in splendida forma. Alla soglia dei 50 anni, che compirà il prossimo novembre, mostra un fisico perfetto coperto da un costume intero. Alessia ha deciso di svelare il suo lato selvaggio, sfoggiando anche una chioma leonina, bionda e ricissima. Così non eravamo proprio abituati a vederla visto che, solitamente, in TV e anche sui social opta per i capelli lisci o solo leggermente ondulati. Questo look al naturale sembra riportarla a quando aveva solo 16 anni. Qualche settimana fa, infatti, la Marcuzzi aveva pubblicato un'altra foto che risale al 1988 in cui, al mare, aveva i capelli ricci proprio come oggi. La maggior parte dei fan è d'accordo nel constatare che al naturale sia davvero molto bella. Intanto, però, un'indiscrezione di Dagospia rivela che Alessia potrebbe avere qualche rimpianto in merito alla TV. Secondo il portale, se prima la scelta di prendersi una pausa fosse volontaria, al momento non sarebbe più così. Pare che Mediaset non abbia più nulla da offrire alla conduttrice e che neanche in Rai ci sarebbe posto per lei. Qualche mese fa, proprio Dagospia, aveva parlato della possibilità che la Marcuzzi prendesse il posto di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, ma, evidentemente, è tutto sfumato.